Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono tornato da Milano ieri perché dopo la Coinference sono rimasto qualche altro giorno e ho fatto tante cose, ragazzi, perché ho fatto una cosa anche interessantissima. Vi pubblicherò un video a tal riguardo, super interessante, credo mercoledì. Vi farò vedere quello che ho combinato a Milano, però insomma, per quanto riguarda invece la conference, ho deciso di fare un vlog. Ho preso tanti spezzoni anche di me insieme agli altri amici YouTubers in giro per l'Italia, molto bello. Vi farò un sunto di tutto quello che abbiamo fatto e pubblicherò anche un vlog sul canale, quindi non vi do anticipazioni, però una cosa la devo dire grazie a Ivan perché mi ha regalato questa maglietta qui, ragazzi. È venuto, è un mio amico carissimo, un cripto amico, ecco, chiamiamoci così, chiamiamolo così, uno dei miei corsisti, tra le altre cose, ha fatto il mio corso di formazione. Dopo un anno ci siamo rincontrati e mi ha dato questa maglietta, quindi grazie di cuore. Questa è stata prodotta dalla Unlead Advertising. Vi lascio anche il loro sito, ragazzi, perché devo essere sincero, è fatta veramente molto bene. Quindi grazie di cuore, anzi ne faremo altre di queste, magari poi ti chiamo Ivan per vedere come fare. Quindi vi lascio anche il link, ragazzi, del loro sito. Grazie per questa maglietta. E poi devo fare un'altra cosa, devo chiedervi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un mi piace su questi video per supportare il canale. Anche perché questa settimana vi porterò una cosa molto bella. Un video unico che ho fatto proprio personalmente insieme al mio amico Francesco, e lo faremo mercoledì, quindi attentissimi anche perché c'è una serie di novità. Oggi però è il video del lunedì e sarà un video tecnico, quindi open your mind, ragazzi. Ci spostiamo sul grafico immediatamente di Bitcoin. Dobbiamo vedere una serie di cose nuove e andare ad analizzare questa situazione di calma piatta, leggermente piegata così, perché anzi voi mi vedete, quindi è così, perché è una calma piatta ribassista, ma ragazzi, ribassista per Bitcoin l'1-2% sono barzellette, quindi leggero, curvatura al ribasso. Andiamo a guardare il grafico perché ho due cose importantissime da dirvi sul grafico di Bitcoin, ma alla fine del video guardiamo Ethereum, ragazzi, perché si sta verificando la view che vi ho mostrato la scorsa settimana e Binance che sta dipingendo la view che vi ho mostrato la scorsa settimana e potrebbe essere un'occasione di acquisto da qui ai prossimi 10 giorni circa. Quindi andiamo a guardare anche Binance alla fine di questo video. Allora, prima cosa che andiamo a guardare su Bitcoin, la conferma che quei livelli di pullback 8,7 e 9.000 di cui vi avevo parlato negli scorsi giorni, due volte in due video, erano dei prezzi rischiosi e così è avvenuto. Infatti il mercato adesso quota 8.450 per chi è entrato dove il prezzo di stop al di sotto del supporto 7.400. Anche per questo ero molto titubante a fare questi ingressi e vi ho consigliato sempre di non eccedere nei vostri capitali quando fate cose del genere, perché è estremamente diciamo non prudenziale, ecco, fare un trading in pullback quando c'è un eccesso di rischio come quello di cui vi ho parlato nella scorsa settimana. Quindi se anche avete fatto questa operazione, ragazzi, pochissimo capitale, giusto qualche puntatina, insomma, giusto ma lo stop era anche molto ampio, insomma, ragazzi, ok, io non amo molti pullback, lo dico spesso, lo sanno anche tutti gli amici della Academy. Allora, cosa sta succedendo su Bitcoin? Bitcoin non riesce a riprendersi dopo questo pump che sembra, ragazzi, essere stato un pump stile quello delle cripto, delle altcoin, cioè incredibile ma vero, cioè un pump di 2 giorni e poi subito il declino, quindi sembra insomma essere tornato a vecchi stili di manipolazione, a tutta l'area di una manipolazione questa qui. In realtà questa è la news della Cina che sembrava forse accettare Bitcoin, insomma quelle cose lì, non è stata poi portata avanti, quindi diciamo che questi tipi di 3 giorni potrebbero avere smussato le acque da quella che era una ciclicità che noi stavamo attendendo. In realtà, a quanto sembra, ragazzi, il mercato
non è pronto a riprendere un trend rialzista di medio periodo. Però c'è un però a tal riguardo, lo vediamo tra pochi minuti. C'è un indicatore che è importante da considerare e che vi mostrerò tra pochi minuti anche per questa risposta. Dal punto di vista di analisi tecnica, che cosa è cambiato la scorsa settimana? Assolutamente nulla, ragazzi. La resistenza 9000 non è stata rotta, c'era 9003 che avevo indicato, quindi il mercato ha continuato questo trend ribassista. La media a 200 periodi ha fatto da tampone, vedete, come resistenza. La media a 50 periodi invece viene rotta ripetutamente dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, quindi rappresenta in sostanza un trend di medio periodo per Bitcoin, che Bitcoin stesso sta seguendo, quindi ruota intorno a questa media a 50 periodi, che in questo momento è piatta, ma tendenzialmente la vedete al ribasso. Da un punto di vista di analisi tecnica non ci sono spunti operativi. Se il mercato non sale in primis sopra 9003 e poi deve rompere anche questi livelli di massimo intorno ai 10.000, quello che vi ho indicato qui, ragazzi, ok? Quindi o fa questo, ok, oppure non cambia assolutamente niente, si resta in questo trend. Nel brevissimo periodo, ho già detto agli amici dell'Academy, quando pubblico in Academy pubblico le analisi, quelle più operative, quelle magari sui time frame più piccoli, ho già detto che c'è un altro livello che magari nel brevissimo può portare positività, che è 8.800 dollari. Quindi se volete guardare i livelli tecnici, dal punto di vista di analisi ciclica, il mercato è ancora chiuso in questo ciclo mensile, chiamiamolo così, iniziato il 23 di ottobre, che non ha fatto la sua metà, o meglio, se l'ha fatta non ha dato modo di vederla, oppure era questa qui, ragazzi, quindi molto breve, insomma, in sostanza non abbiamo avuto la metà del ciclo, quindi questo ciclo sembrerebbe essere già andato nella sua fase ribassista e ad andare a cercare poi la cosiddetta chiusura che noi spesso aspettiamo. Dove andrà questa chiusura? La stima temporale, ragazzi, è intorno alla fine del mese di novembre, quindi mancano 10 giorni. C'è possibilità che il mercato l'anticipi? Sì, tutto è possibile, ragazzi, però io starei sempre attento agli eventuali movimenti long del mercato. Se siete short potete continuare a stare short e seguire questo trend piccolino. State attenti agli short, ragazzi, perché danno poca torta, ok? Poca torta qui da prendere, quindi dovete tenere molto molto stretto il vostro stop e cercare di prendere profitto magari su qualche spike al ribasso, perché è complicato gestire poca strada, ecco, poco spazio di profitto come per gli short. Quindi al momento è flat, diciamo, una posizione standard. Anche i miei trading system ieri, nuovamente entrato, ha perso 100 dollari per ogni bitcoin, quindi ha fatto uno stop di 1.2, perché il mercato non va con un trading system che si autoprotegge, quindi cerca questi movimenti, ragazzi, quei movimenti da 20 punti, quindi non gliene frega nulla di chiudere in stop dell'1%. Dal punto di vista ciclico, la scadenza più vicina è questa qui, ragazzi, fine mese di novembre. Non ci sono livelli di supporto rilevanti, c'è questo qui a metà strada, che è dell'area di trading range, che è a 8.003, dopodiché rimane un altro livello 7.8, poi resta il minimo del 23 di ottobre. C'è una sola indicazione che dobbiamo tenere a mente, sposto anche la mia immaginetta, che è questa qui. Allora, ragazzi, questo è un RSI, come vi avevo promesso, questo RSI costruito, diciamo, in base a dei miei calcoli da un punto di vista ciclico. Questo RSI ha toccato nei mesi scorsi un livello molto importante, che è questo qui, ragazzi, ok? Questo livello di 40, che è una via di mezzo, è stato toccato prima che il mercato riprendesse quota. Dopodiché, come vedete, il mercato sta lì, quindi questo è un RSI molto lungo perché è costruito a 40 periodi, quindi è molto smussato, è difficile che vada in ipercomprato, è creato apposta per prendere questi maxi cicli che noi vediamo, però questo livello mi indica una cosa, adesso ve lo faccio anche rivedere. Nel passato, quando abbiamo avuto dei trend rialzisti, quindi quando il mercato stava in trend rialzista, difficilmente Bitcoin è andato al di sotto, vedete, di questo livello di RSI,
così creato, ce n'è andato solo qui quando ha fatto il minimo del ciclo, ma eravamo in trend ribassista, quindi non fa testo questa cosa qui. Perché vi parlo di questo? Perché questo livello per un trend long di medio periodo, lungo periodo, è un livello di ipervenduto e questa è la logica, ok? Questa è la logica che dobbiamo tenere a mente. L'ha toccato qui, vedete ragazzi. Ora non sappiamo se questo trend effettivamente è un trend ribassista nuovo, che poi lo vedremo magari dopo come fece qui, vedete ragazzi, quindi non sapevamo se questo ribasso era una continuazione poi del trend di lungo oppure proprio un'inversione, invece qui è stata un'inversione, quindi qui abbiamo toccato nuovamente questo livello di RSI. Questa indicazione ci dice che il mercato qui era andato in un ipervenduto di medio periodo. E se il trend di Bitcoin è un trend rialzista, è in pratica ragazzi un trend che sta facendo questo, per essere precisi, insomma, sta facendo questo movimento, quindi se questo è il corretto trend, lo vedremo nei prossimi mesi, questo livello è un'indicazione che il mercato sta cercando un nuovo punto per ripartire, quindi una nuova indicazione anche del tempo che sta scorrendo, ragazzi, e del perché io continuo ancora a non assumere posizioni short sul mercato, ma a stare flat per le posizioni di lungo periodo o casualmente tento gli ingressi long. Ok, allora questo indicatore RSI va bene. Se poi andassimo qui, ovviamente in ipervenduto quello vero, cambierebbero un po' di cose, ma significherebbe che il mercato sprofonderebbe probabilmente anche vicino ai 5.000 dollari. Quindi questo RSI però in questo momento ci dice attenzione, perché anche un eventuale ribasso del mercato che non vada magari al di là qui di questo livello, potrebbe indicarci una divergenza anche sull'indicatore RSI di lungo periodo che sto prendendo in considerazione. Quindi Bitcoin ancora flat, gli ingressi del tentativo long sono 8,8, come vi ho detto prima. In Academy parlo sempre di questo livello in questo momento, poi 9,3, poi 10.000, insomma ragazzi, quindi ce ne sono. In pullback non ci sono gli ingressi, se li avete fatti tenetevi quelli lì fino alla rottura del minimo, poi la chiudete. That's it per quanto riguarda Bitcoin, come sempre non sono così finanziari. Andiamo a vedere Ethereum. Ethereum ve lo faccio vedere veloce ragazzi, perché questa è la view ciclica che vi ho presentato la scorsa settimana e questo è quello che Ethereum sta facendo, cioè sta dipingendo quello che abbiamo detto. Io non sono convinto che il mercato vada a tentare un nuovo minimo, tutto è possibile, ma ancora una volta la scadenza da tenere in considerazione per quanto riguarda Ethereum intorno alla fine del mese di novembre, anche più in là, quindi anche i primi di dicembre, però siamo in un intorno di pochi giorni, quindi teniamolo a mente questa cosa. Il mercato potrebbe anche anticipare, potrebbe tentare una fuga al rialzo, i livelli sono sempre uguali su Ethereum, ve l'ho già detto, i 205 circa per diciamo qualche ingressino, così c'è anche questo livello 195 per chi è il temerario dell'intraday, ma il livello poi chiave resta sempre questo qui, ragazzi, 230 dollari. Sopra qui il mercato cambia trend di medio periodo. Al di sotto siamo nella terra di nessuno, ma ciclicamente potrebbe fare questo ribasso. Se questa fase ciclica verrà rispettata così come ve la sto presentando, nulla ci vieta, ragazzi, di tenere a mente questa cosa e magari stringere i nostri time frame operativi e verso la fine del mese di novembre, se vediamo qualche rimbalzo consistente, magari andare long e fare qualche operazione veloce, perché ciclicamente, insomma, il mercato sembra dipingere questa nostra view. Ok, andiamo avanti su Binance. Guardate che cosa ha fatto, è quello che vi avevo detto la scorsa settimana. Andatevi a rivedere i video, anche ancora una volta, insomma, la ciclica su questi mercati sta dando grandi soddisfazioni. Binance tenta la rottura del livello di resistenza a 21.000 e qualcosa, 21.200 circa l'ho messo qui, non ce la fa, come vedete torna indietro, ma siamo nella fase ciclica in scadenza. Qual è il livello spartiacque fra la tenuta di questo piccolo trend rialzista che vedete disegnato qui e una nuova fase che dovrà poi ciclicamente andare a fare un suo minimo? È questo livello di 19
dollari circa, ok? La rottura al di sotto di questo livello di 19 dollari indicherà che il mercato sta andando, in questo caso Binance, sta andando verso una close ciclica di questa fase, che io ovviamente ho settato sempre intorno a fine mese di novembre a i primi di dicembre, perché i cicli, soprattutto nella loro fase di chiusura, sono simmetrici. Ora ragazzi, questi cicli si chiuderanno a scadenza dell'anno, poi ci sarà il mese di dicembre, vedremo quello che succederà. Sicuramente le previsioni di $20,000 per Bitcoin nel mese di dicembre sembrano un po' più lontanucce, ma questo ciclo di novembre, che si chiuderà a fine novembre, è un ciclo importante per una serie di motivi, poi ne parleremo magari anche nei prossimi video per quanto riguarda questa cosa. Sono cicli molto importanti e da tenere molto in considerazione, soprattutto per capire dove arrivano e quale livello di minimo fanno, perché se fanno un livello di minimo inferiore al precedente, allora il trend rimane ribassista e quindi c'è da chiedersi effettivamente quello che sta succedendo. Può essere che ci sia stata un'inversione anche nel medio, insomma c'è da tenere conto anche di queste cose. Se il trend invece, se il minimo invece dovesse essere più alto del precedente, potrebbe essere il primo ciclo rialzista magari di una nuova fase che il mercato ci mostrerà nei mesi a venire. Ricordiamoci sempre che c'è l'halving di Bitcoin. Per quanto riguarda le strategie di copertura di cui vi ho parlato alla conference, per chi di voi era lì presente, ancora non siamo entrati, quindi la strategia di copertura non ho fatto operazioni per quanto riguarda Bitcoin, quindi è fuori, si resta long anche per gli holder, così dice questa strategia. Bene, per oggi è tutto, come sempre il video di lunedì è un po' lunghetto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, soprattutto per non perdervi il video di mercoledì che è una cosa fighissima. Noi ci rivediamo appunto mercoledì sul canale, nei commenti tutto quello che pensate, soprattutto le operazioni che state facendo o se qualcosa non vi è chiara. Ciao a tutti e buon inizio settimana.